Ciao. 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 Sì. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Buonasera. Com'è? Ciao. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Ciao Lorenzo. Ciao. 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 Ciao Giorgio. Assomiglia a Quaini, Giorgio. È vero. Volevo far conoscere il mio babbo, che era uno degli infermieri che era presente lei a Cesarello, che ti ha tirato la spalla quando ti sei infortunato. Ma ci ha messo un bel po' per rimetterla dentro, Un po' d'anestesia, appunto. Un po' tanto. Funziona bene, a vedere il rigore domenica. Funzionare sembra che funzioni, quindi. Perfetto. A Pisa. Beh, a parte io bene. Se si va in Serie A rimanete tutti e due. Alma. Perché c'è il cantiere andare in Serie A? Alma. Ma quando siete allo stadio qui a Pisa, ora in questo periodo le sentite? Tipo, visto che fanno i cori da una terrazza, cioè lo sentite dal campo? Sì, ogni tanto si sente. Terrazza Group. Samu, io volevo farti una domanda, ma te da pisano com'è giocare nel Pisa e sentirti anche chiamare dagli spalti? Che sensazione è? È bello perché sei a casa, da una parte è anche un'arma a doppio taglio perché sai quanto la gente ci tiene. So da pisano cosa voglia dire giocare a Pisa, ti senti anche una responsabilità maggiore e penso che tanti che sono lì che spingono e urlano perché vorrebbero essere lì in campo al posto mio. Quindi sì, è bello, è bello. Volevo chiedervi, Naos, quanto vi manca il pubblico? Il tifo dà molto di più. Da molto di più alla squadra, in campo, in panchina e al tifoso stesso, perché senti cantare uno che canta più di te, tu vuoi cantare più di lui. È ovvio che il tifo ci manca, a me personalmente mi manca un sacco. La curva penso sia una delle più belle, cioè ci fossero stati a 100.000 persone sarebbe piena la curva e basta. Rigore a Trieste. Mamma mia. Sembrava il muro del doppio. Da brividi. No, da brividi. Quindi quello ci manca un sacco. Quando prendi gol, penso per te. No, per dire, quando prendi gol, come quando lo fai, ti danno una spinta in più per reagire. Quando invece lo fai, aspetta, salta la corrente. Qua, sì, infatti, ti metti la lucina, no? Ok, sì, bro, più dell'onore. Ti hanno una spinta in più quando magari fai gol e l'avversario si mette un po' di paura. Poi i nostri penso che siano un'arma in più per davvero. Aiutano nel momento difficile, ma ancora di più, esatto, quando le cose vanno bene. L'avversario in quel momento si affossa, vibra tutto, in campo vibra veramente tutto. Non senti da me a Stefano a questa distanza, non senti niente, devi urlare. Ah, ok, qua siamo ripartiti. Ripartiti. Hai visto che sfondo che c'ho? Questa qui è quando siamo saliti. Quella a destra, quella lì è la foto della, di squadra, sì. E quella là è quando... È l'anno prima questo. Venerdì sera ci avete fatto veramente star benissimo. Se giocate sempre così... Noi siamo i primi che vogliamo sempre giocare così. Il problema è sono gli ultimi minuti. Come si fa? C'è tante cose, ogni partita a sé. Poi io da Pisana lo sai, fino alla fine si deve soffrire. Noi siamo nati per patia qui. Lo sapevi che tornavi te? Io l'ho saputo alla fine che sarei tornato. Io lo sapevo dall'inizio. Ah, però sapevano prima loro di noi. Sentite la sorella del telefono? No. Faceva la 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 la. Quando torneremo? Rory, come hai fatto a fare quei gol? Con doppia battuta, come hai fatto? Mi sono buttato, mi sono rialzato, mi ci sono ributtato. Incredibile. Devi ormai vedere in Dele, sei una garanzia, c'è niente da fare. Grazie, stiamo migliorando mentalmente, si cerca di sbagliare il meno possibile. Il problema a livello poi tecnico, fisico, queste cose qui che sono quelle che fanno la differenza. E poi la spinta del mister, ci vuole lui. Ma quella felpa lì dove l'hai rubata? Che è bello, non ce l'abbiamo nemmeno noi. Al negozio vicino alla stazione. La stazione dei Pullman, lo store, bella. Ma c'è anche il cappuccio, sì. Mm-hmm. Anche il cappuccio. Quanti anni hai, Lore? 17, faccio 18 quest'anno. Giochi a calcio? Sì, a calcio a 5. Tutto di scuoletta. Bello, calcio a 5 mi garba un casino. D'estate ci gioca anch'io. Si fa uno scorso. Ah, non diciamolo in giro, ma ci organizziamo. Sì, però io non sto in porta, solo te. Cioè. Tu sei di curva, gradinata, tribuna? Ho l'abbonamento in gradinata. Sei quello che mi dà le patte quando un corno? Sì, sì.
anche a Lisi. La prima parte di stagione, perché avete avuto tanta difficoltà per fare punti. Non lo so, sinceramente non te la so dare una risposta precisa, però ci sono tante squadre che magari fanno dei ritiri apposta, che lavorano per fare una partenza migliore, poi magari alla fine dell'anno calano, e chi magari fa un ritiro per partire piano e poi spingere l'ultima parte del campionato. E noi in questi anni siamo partiti un po' col carbone per finire con un po' di benzina. Se pensi che l'anno della C eravamo decimi, e poi si è vinto, ci garba il caldo, ci garba farvi patire. Ciao Lore. Ciao, grazie a voi. Buona serata. Ragazzi, allora vi auguro in bocca al lupo. Buona ciao. Serata. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao Luca, un abbraccio. Serata. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Lore, ciao. Ciao, 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 grazie. Ciao, Daniela, grazie buona ragazzi, grazie. Un abbraccio, ciao. Forza.